Buonasera, sono felice innanzitutto di vedere anche altri presidenti federali, tanti giovani. Noi ci hanno anche fermato sul credo della Cattolica, quindi credo sia estremamente, l'Università Cattolica, sia estremamente curioso, importante, che i laureandi, oppure chi è stato avendo già percorsi avanzati in questo contesto, in questo mondo, in questo settore, siano coinvolti in questa iniziativa. Ho cominciato la giornata questa mattina, presto, con una parte di un incontro istituzionale RAI, alla scuola sport, dove abbiamo ascoltato le tesi e l'aula dei specializzanti, chi sta effettuando un master, in questo caso ci vorrà in collaborazione con la LUIS. Anche lì, ovviamente giovani, ho ascoltato due relazioni di tesi molto interessanti, anche devo dire argomenti tecnici, approfonditi. Perché lo dico, c'è tutto un mondo che è in fermento, mi ricordo sempre questa fascia di là. Sono persone che spero, che capiscono l'importanza oggi che ha lo sport nel contesto storico che viviamo, della società civile. Siamo al centro di un dibattito infinito dell'opinione pubblica. Se continuo a pensare alla giornata di oggi, abbiamo firmato un protocollo con i ministri Alfano e Pinotti su finalmente definire quello che sono gli aspetti di intervento in zone difficili del paese. In questo caso si parlava della caserma Boscarello di Scarpia, 90.000 metri quadri, che rientra dello sport e periferie, lo dico sempre perché anche lì c'è un nuovo fronte che si sta aprendo. La mattina era dedicata a chi magari pensa da grande di fare manager sportivo, ma non necessariamente in una società o in una federazione, parlo anche soprattutto in termini di impiantistica, e anche lì c'è tutto un fronte che è in fermento, grazie a un intervento educativo che era abbastanza sbloccato. Magari un pochino per gli stadi, per gli impianti di base, tutta l'infrastrutturazione. Professore Scigno, grazie, ci riconosce la sua presenza, perché ovviamente la sua autorità come accademico del liceo, sicuramente mi scusi se io ho il capo di gabinetto Francesco Solo, che stava qui, poi diciamo che ognuno si accompagna nel modo migliore possibile, ma soprattutto una cosa devo dire che quando sono mi piace molto questo contesto e questo mondo, diciamo, e si sente a casa, ma soprattutto perché persone, amici, guardo dalla mia sinistra e sinistra, l'avvocato, il professor Iacogliani, che è presidente della federazione della Motonautica, lo ringrazio per l'impegno, la passione per la persona che dedica a questa materia. Ringrazio il professor Guetano Giulio, perché dal primo giorno è stato, diciamo, parte dell'architettura di base, del fondamento, tutto il desiderio, la volontà che aveva il Comune di riformare la giustizia sportiva. Ringrazio il professor Gallini, anche lui con un ruolo da volontario, che veramente ci dà per aver aggiunto al comitato olimpico e al professor Mogherini, che poi modellerà il dibattito. Saluto anche, non so se l'ho fatto per dimenticanza, però il tuo riferimento preciso dal Francesco, il procuratore generale dello sport e il generale Cataldi, ma non lo vedi, vabbè. Siete anche accompagnati insieme a Giulio nella fede calcistica, che avete dovuto citare questa settimana, pieni di aspettative. Qui vediamo quello che succederà, però concludo con una considerazione. La prima, parliamo di un solo. Io come presidente
presidente del Comitato Olimpico, non posso che dire cose apparentemente banali, però sottolineiamo ancora una volta. Tanta gente nei convegni, nei dibattiti, nelle conferenze, che nelle aule del Parlamento parla di questa voglia finalmente di cambiare le regole, si è fatta anche una legge che è sicuramente un primo punto di partenza, peraltro sostenuta da un'altra persona che ora sta in conto nel nostro mondo, che è l'onorevole Morea, che è presidente di un'altra in promozione, l'AICS, è un primo passo, però non è tutto, perché penso che dobbiamo sganciarci da una ipocrisia di fondo, e cioè se c'è un ragazzo di cui che fa un gol, vediamo tutti abbracciarlo, scriviamo sui giornali quanto è bravo, no, però magari non sappiamo che percorso di spalle che ha avuto per mettersi con la maglia addosso, paradossalmente ci sono ancora dei problemi appunto per completare quel percorso. Il mondo dello sport, ho citato ieri durante un convegno, vedo qui l'avvocato Pazzioni, il capo dell'ufficio legale, in cui si parlava di pari opportunità, tra l'altro con la regia, la cabina del capo dipartimento, la dottoressa Boda, con la rappresentanza della presenza del Consiglio dei Ministri, ma il mondo dello sport è molto avanti rispetto al tutto il resto del paese, ma molto avanti. Sorrido anche quando ogni tanto mi arrivano delle circolari, qui praticamente ci siamo tutti, tutte le istituzioni del paese, ci segnalano, mi raccomando, non dovete creare differenziazioni tra, in questo caso parlavo di quell'opportunità, tra uomini e donne, oppure di natura razzista, oppure discriminazioni di altro genere, religiosa, addirittura poi c'è stato durante il tema anche delle unioni civili su quello che sono, diciamo, i parlamenti diversi. Perché per noi è già automatico. Gli uomini di sport conoscono bene questa realtà. Vogliamo vivere in un paese in cui non siamo solamente noi, diciamo, a portare questa bandiera, questa volontà, e vogliamo farci accompagnare, però vogliamo farci accompagnare per chi ovviamente ha le chiavi della cassaforte, in questo caso Zuccoli fa tante belle cose, proviamo a fare come non legifera. Quindi abbiamo bisogno assolutamente di stimolare, di sostenere, io uso sempre questa parola, fare buona suasion nei confronti di chi ha questo onore e quest'onore. Un'ultima considerazione. Non so, immagino che qualche uno di questi ragazzi, di queste ragazze, forse è la prima volta che trovi questo soprannome. Il CONI ha 206 fratelli e sorelle in giro del mondo. Sono tutti comitati olimpici. Il mondo dello sport funziona bene, con i suoi problemi, con i suoi scandali, perché ieri c'è stato un buon livello internazionale, grazie a Dio noi siamo da molto tempo, diciamo, indenni. Funziona perché esistono due stakeholder che sono sotto il tetto del Comitato Olimpico. I Comitati Olimpici Nazionali e le federazioni internazionali. Tutto il resto gira intorno. Parliamo adesso dei comitati olimpici. Ce ne sono alcuni di grande prestigio, pensate agli americani, sono altro quello che hanno significato nel venire, e penso a dei piccoli paesi che magari sono diventati indipendenti nell'ultimo quadriennio, che hanno fatto un loro debutto, penso a Kosovo, che per la prima volta ha sfidato il Rio, e un atleta tra l'altro ha vinto una medaglia d'oro nel judo. Il CONI, in mezzo a questi 206 credetemi, è un unicum, cioè noi siamo una partita a parte. Perché? Innanzitutto per la nostra storia, che è diversa da altre. Secondo perché, è chiaro che posso sembrare di parte, in questo paese, io aggiungo sempre una mano, non esiste il Ministero dello Sport, cioè questo è, diciamo, la sostanza del Ministero dello Sport.
Penso che abbiamo una velocità, penso che abbiamo una concretezza, facendo anche dei nostri errori, diversi da altri parti della squadra. Ma soprattutto perché il CONI, a differenza degli altri CONI, fa tutto questo. Gli altri CONI fanno solamente l'alto livello, il vertice. Qualcuno lo fa, sicuramente forse anche meglio di noi. Noi invece cominciamo con un centro sportivo della Centrosa della Regione Onesti, preparazione olimpica, in cui dirigiamo una scuola sport, accanto c'è l'istituto di medicina, accanto c'è l'istituto di scienze. Poi, da quello che sono ovviamente le tematiche del mondo, dell'attività di base, sul territorio, componenti tecnici. Paradossalmente, anche questa rivista, l'avvocato Sordo ha detto, non dire che nel 2016, no, lo dico perché dice, normalmente in questo mondo funziona che praticamente tu diciamo sei o qualche giorno, qualche mese di arretrato, ne prendo atto, ma anche questo è il nostro raggiunto, il plus, cioè, il Trigoni non ha una rivista di diritto sportivo, così come non ha nessuna delle cose che caratterizza il nostro mondo, non ha neanche l'importanza di questa sede, del fuori talico, di tutto quella che è, diciamo, la dinamica delle iniziative sostenute dalla Coli Servizi. Per cui noi siamo veramente molto orgogliosi che queste che sono le eccellenze del nostro sistema vedono l'interessamento e il coinvolgimento di forze nuove, che abbiamo molto bisogno, soprattutto appunto di giovani. E questa cosa poi non passare ai nostri figli, credeteci, non sapete quanto onestamente ci viene invidiata. Per cui l'opera appunto di Enzo di Giugno, di Alberto, devo dirti solo che grazie, gli 11 milioni e 300 mila italiani che ci sono tesserati la Federazione con le altre promozioni, perché ribadisco, arricchiscono non solo culturalmente, scientificamente, giuridicamente il nostro mondo, però accrescono anche questa distanza, questa differenziazione di ruoli che abbiamo. Continuiamo così, cerchiamo il più possibile di correggere quelli che sono stati errori del passato, dobbiamo modernizzarci, questo è fatto Natale, lo stiamo facendo, abbiamo una macchina, a concludo, abbiamo una macchina di capi area, di dirigenti, malgrado sono tutti, diciamo, anche molto ringiovaniti nel tempo, che c'era quasi al massimo dei propri cicli, perché spingono moltissimo per cercare di essere in linea con quelle che sono le istanze, le aspettative e soprattutto anche le esigenze del nostro paese. Credo che su questo abbiamo una grande responsabilità e la vogliamo